Se è vero che il web ha cambiato il modo che abbiamo di percepire il nostro corpo, è anche vero che noi stiamo cambiando il nostro corpo in base a come vorremmo essere percepiti sul web. Maurizio De Maio è un influencer di fama mondiale per la trasformazione del viso senza chirurgia. Ha un suo canale digitale attraverso cui dà lezioni a medici estetici di tutto il mondo. È proprio a partire dal digitale che ha sviluppato un suo approccio, tenendo conto di come la pandemia e le ore passate su Zoom, Teams e Skype hanno cambiato la percezione estetica che abbiamo di noi stessi. Lo incontriamo a San Paolo, in Brasile. Quando ci vedevamo solo davanti allo specchio, potevamo sedurlo, metterci nella luce giusta, fare delle espressioni che ci tranquillizzavano sul nostro aspetto. Con Zoom tutto è cambiato. Sei lì di fronte e vedi tutte le tue rughe, le imperfezioni, il collo, espressioni del viso che magari non rispecchiano il modo in cui ti senti. E c'è di più. Un tempo facevamo le foto, poi aspettavamo giorni per svilupparle e poi le selezionavamo. Ora vediamo subito il risultato. Applichiamo i filtri, modifichiamo subito la nostra immagine e poi vorremmo che quel miglioramento fosse fisico, ma magari non permanente. Abbandonata l'idea che i filler e il botulino servano a riempire le rughe, De Maio ha sviluppato un approccio detto MD Codes, più adatto della chirurgia plastica, a sentir lui, all'epoca che viviamo. De Maio da giovane voleva fare lo psichiatra e poi ha scoperto che l'equilibrio tra l'aspetto esteriore reale e la percezione di sé poteva aiutare le persone a sentirsi meglio e ha sviluppato la sua tecnica, che punta a far aderire l'espressione del volto a come ci si sente. Meno tristi di come si appare, ad esempio, meno più austeri, arcigni, volitivi. Anche gli organi sessuali possono essere trattati con i filler o la chirurgia. C'è la possibilità di allungare il pene o cambiarne la circonferenza attraverso iniezioni di acido ialuronico. Per la donna, specialmente in menopausa, i tessuti si atrofizzano. La vagina può essere trattata come le labbra del viso, ripristinando il volume perso, oppure riducendo la lunghezza delle labbra attraverso la chirurgia. L'effetto non è solo estetico, ma anche di percezione fisica da parte del partner durante l'atto sessuale. Senza anestesia, ricovero, restando svegli per concordare le modifiche assieme al dottore, si ha la possibilità di partecipare alla trasformazione man mano che si iniettano acido ialuronico e botulino. Puoi fare delle foto e modificarle col paziente per capire cosa vuole ottenere. Inoltre, al contrario della chirurgia, si può tornare indietro. Sempre, perché si cambia nella vita e i giovani seguiranno sempre più delle mode estetiche. Queste tecniche consentono di cambiare il volto a seconda del momento della vita, senza grossi traumi fisici o processi irreversibili. L'aspetto, in quest'epoca così veloce, è diventato fondamentale per trovare lavoro, una relazione. Certo, non è per tutti né per tutte le condizioni di invecchiamento. Alcune richiedono il bisturi e poi si può aggiustare il risultato con i filler. Quel che è certo è che questa generazione di giovani invecchierà in modo completamente diverso da noi, ponendo rimedio subito, fin dai primi cedimenti dell'età.